Oggi visita privata presso la capitaneria di porto di Termoli dell'ispettore capo, l'ammiraglio ispettore capo delle capitanerie di porto Giovanni Pettorino, che appunto si recherà qui a Termoli a far visita alla caserma della Guardia Costiera. E vedete già il picchetto d'onore è pronto per ricevere l'illustre ospite e con il comandante della capitaneria di porto Francesco Massara, che appunto è qui in attesa dell'arrivo, che è imminente. È un in forma, come dicevo, in forma privata, non è una visita pubblica, però noi ci siamo trovati qui di passaggio, abbiamo visto lo schieramento delle forze del picchetto e di quant'altro, e allora vogliamo documentare questo arrivo. Poi dopo loro si chiuderanno nelle loro stanze. E quindi una volta chiuse le loro stanze parleranno di quello che dovranno parlare, però poi avremo anche reso conto dell'incontro avuto nella capitaneria, perché la stessa capitaneria di porto farà avere a tutte le testate giornalistiche il resoconto. Sono le ore 11:05 di questo giovedì 18 giugno 2020. Ci dicono che appunto sta per arrivare. Proprio imminente. Come vedete, sulla porta d'ingresso della capitaneria c'è il comandante della capitaneria della caserma della capitaneria di porto di Termoli, Francesco Massaro. E quindi sarà anche la cerimonia dell'alzabandiera, picchetto in tenuta Termoli. Ed ecco che sta arrivando, perché abbiamo sentito le sirene scortate dalla polizia. Sta arrivando l'ammiraglio Giovanni Pettorino, ammiraglio capo, ispettore capo di tutte le capitanerie di porto. Ecco che sta arrivando in questo momento con la macchina in servizio, accolto dal comandante Francesco Massara. Vedete? Adesso ci sarà un saluto al picchetto d'onore. Quindi adesso poi quello che accadrà dentro gli uffici della capitaneria di porto lo sapremo tramite il comunicato stampa che ci fornirà lo stesso comandante. Quindi finisce qui l'arrivo, abbiamo preso, diciamo, dal vivo l'arrivo dell'ammiraglio Pettorino in visita alla capitaneria di porto di Termoli.